cazzo! Ehi, non dovevi dormire. Ok, so che non si direbbe, ma questo è interessante da leggere, c'è solo un problema. Guarda qui, continua, puntini. Oh, odio la suspense. Dove l'hai preso? L'ho preso da Bill. E c'erano un sacco di cose sparse. Che cos'altro hai preso? Beh... Tieni, non ti fa venire nostalgia? Ehi, ma questa è decisamente più vecchia di me. Non è niente male. Oddio. Beh, meglio di niente. Oh, sono sicura che al tuo amico questo mancherà stanotte. Mm-hmm. Non c'è molto da leggere, ma le foto sono interessanti. No, Ellie, quello non è per bambini. Come diavolo fa a camminare con quel coso lì in mezzo? Ehi, buttalo via, smettila. Stai tranquillo, voglio capire meglio, do solo un'occhiatina. Perché queste sono incollate? Ti sto solo prendendo in giro. Ciao, ciao, amico! Sai una cosa? Non è male per niente. Perché non provi a dormire? Non sono stanca. E adesso? Fanculo. Andiamo ad aiutarlo. Allaccia la cintura, Ellie. Aiutami. Ma scusa, è quel tizio? Non è neanche ferito. Sto bene. Allora scendi, in fretta. Vieni qua, tu, guarda. Lascia, pezzo di merda. Forza! Cosa hanno questi tizi? Prendi fiato! Ce ne andiamo! Ok! Attento! Merda! Sta giù! Fallo stare giù! Non puoi restare nascosto per sempre! The sky has turned gray, a hound in the distance. Vieni pure.
Andiamo! Controlliamo all'interno. Tu, guardate in strada. Oh. Merda! Sei morto! Mollalo, bastardo! Bene, credo che fosse l'ultimo. Tutto ok? Sì, credo di sì. Bene, perché dobbiamo uscire di qui. Sai come funziona. Guardati attorno e vedi se c'è qualcosa che ci può servire. Ricevuto. Certo, non si può tornare indietro di qua. Vai! Trova qualcosa per tenerla aperta. C'è della roba interessante qua dentro. È lì! Giusto. Ok, vai! Ok, ce l'ho! Cacciatori di merda. Avremmo potuto essere noi. Cavoli. Un sacco di gente ce l'ha fatta. Non sapevo che saremmo dovuti tornare indietro. Siamo sopravvissuti.
malapena. Avanti, usciamo di qui. Come lo sapete? Di cosa? Dell'imboscata. Mi sono schierato da entrambe le parti. Così uccidi un sacco di innocenti. Lo prenderò per un sì. Prendilo come vuoi. Qui deve essere dove dormono quegli stronzi. Dove dormivano, voglio dire. Andrà più che bene. Ah, non penso che questi tizi fossero infetti. Non importa, proseguiamo. Bene, ecco il ponte. La nostra via d'uscita da qui. Ehi, Ellie, rallenta. Aspettami. Come? Sono qui. Perché non fai andare prima me e tieni la voce bassa? Fantastico. Perfetto. Un altro modo per farmi impazzire. Ellie, forse ho trovato un altro di quei fumetti che stai leggendo. Sono stati i tuoi amici cacciatori. Questo lo fanno i tuoi amici cacciatori. Bello. E no, secondo me è stato l'esercito. Perché fare un massacro? Non puoi fare entrare tutti. E quindi li hanno uccisi. E i morti non si possono infettare. Ne sacrifichi pochi per salvarne molti. Veramente una morte. Già. Thank you.
adesso. Ellie, sta giù. Dove hai imparato a sparare? Nasconditi, Ellie. Amico, vaffanculo. Avevi tutto il gregge davanti. Ne ho colpito uno. Tra poco colpirò te. Wow. Ehi, sei proprio agitato. Se vuoi delle lezioni, te le do io. Non c'è problema. Sì, come no. Dove cazzo sono quelli? Dovrebbero essere qui. Sono allo svincolo dell'autostrada. Non mi sorprenderei se avessero bloccato altri turisti. È una miniera. Fortunati bastardi. Vedi se c'è qualcosa da recuperare mentre aspettiamo. Qui non c'è niente. Proseguiamo. Vediamo cosa raccimoliamo. Mi hai visto? L'ho colpito in pieno! Non fermiamoci, piccola. E? Sono stata brava, no? Sembra molto lontano. Ci arriveremo. Strano vedere un punto di controllo senza soldati. Una tipica zona di quarantena. Questo posto è abbandonato da un bel po'. Dateci le nostre razioni. E non gli hanno dato da mangiare. Spesso perché era finito, ma il più delle volte se lo tenevano. A Boston non è mai successo. Fidati, è successo un sacco di volte.